You come here, ass fuck. Io sono Salvo Di Paola e sono eterosessuale. Ci tengo a specificare, lo dico solo per compiacere l'attuale governo e probabilmente tutti quelli successivi. No, anche perché non è un vanto, non è un vanto nel mio caso specifico, anche perché non sono bravo a essere eterosessuale, sono particolarmente skillato, cioè io, non so, in eterosessualità c'ho il B2, non so tanto bravo. Per me la questione, cioè un esempio molto stupido, io più amiche donne che amici uomini, cioè mi sono più a mio agio con le donne che con gli uomini, e c'è quella roba che si dice, no, l'amicizia uomo-donna non può esserci per la tensione sessuale, che è vero, ma è anche una minchiata, perché comunque, cioè, questa gente ignora totalmente la tensione sessuale uomo-uomo, no? Questi sono persone che non hanno mai visto due uomini andare insieme sullo stesso motorino. Perché lo sanno entrambi che è più sicuro se tu... No? Però non lo puoi fare, devi stare lì appeso alle maniglie dell'eterosessualità, no? E per me invece la tensione sessuale uomo-uomo gioca un ruolo molto importante nella mia vita. Un po' di tempo fa, essendo un po' più ricco, andavo da un osteopata, perché non so chi è d'accordo con me, ma per me la sanità è tipo in base all'ISEE, no? Cioè tipo fascia 5 può farti male un ginocchio, fascia 7 puoi permetterti di essere triste, no? Io sono sempre stato fascia 1, che è quella mi sanguina un occhio, tipo, non sento da questo orecchio, mia madre dice prendi questa tachipirina, no? Questa cosa sì. Però andavo da questo osteopata, ero un po' più ricco, Francesco, l'uomo verosimilmente più bello che io abbia mai visto, ok, fino a stasera, scherzo, vabbè. E praticamente vi racconto qual è stata la mia ultima seduta da Francesco. Io sono arrivato lì, mi sono seduto davanti a lui alla scrivania come ogni volta, e ho preso il portafogli per pagarlo prima della seduta. Lui mi ha visto prendere il portafogli e mi dice ma lo tieni nella tasca di dietro? E io dico sì. E lui, ah, non farlo, perché ti ci siedi sopra e ti disallinea la colonna vertebrale. Ok, soldi ben spesi. Taglio, 5 minuti dopo sono nudo con un tacchino sul suo lettino dello studio, chiaramente, vabbè. Con lui che mi gira, mi sconocchia, mi scrocchia le cose, e a un certo punto lui dal nulla, così, senza neanche guardarmi negli occhi, mentre mi sta tastando i fianchi, dal nulla mi chiede, da che lato lo tieni? Mi ero completamente scordato il portafogli. Non era il portafogli che stavo pensando, lo guardavo tipo Bambi, facevo cosa sai. E lui mi dice, il portafogli, così. E io che avrei potuto rispondere, avrei potuto dire secco, così, a destra. Risposta valida per entrambe le cose, vabbè. Decido di rispondere con, ah, il portafogli. No. Proprio così. Comunque, gli rispondo, la seduta va avanti nel gelo e nell'imbarazzo, ok? E io decido a un certo punto di rompere questo gelo con una battuta. Grande idea, Salvo. Siccome avevamo cazzeggiato già in passato su questa cosa che avevo più soldi, quindi andavo lì, in un altro momento della seduta, dal nulla, senza guardarlo negli occhi, gli dico, comunque in questo periodo che è un po' più gonfio, dalla sua mente era rimosso il portafogli completamente. Io, portafogli? Ah, il portafogli. E io lo guardavo e lui mi guardava e io gli dico, stiamo per fare sesso, vero? E lui mi dice, non lo so. E io gli dico, ho paura. E lui mi dice anch'io. E ora stiamo insieme da 3 anni. Quindi un applauso all'amore. E questa cosa,
ho mentito, non stiamo insieme. Questa cosa della tensione sessuale, io me la porto, secondo me ce la portiamo dietro da quello che io chiamo il periodo del sospetto. Ve lo ricordate il periodo del sospetto? Mi riferisco al periodo delle medie, quel periodo in cui tutti i maschietti devono in tutti i modi dimostrare di non essere omosessuali. Non sai neanche perché, perché non sai bene neanche che vuol dire essere eterosessuale, ma sai tipo che lo devi essere, no? Fai tipo, ah, la fica, eh? Ah, mm. Mua, ah, colazione, pranzo e cena. E c'erano queste robe che noi ci facevamo l'un l'altro con i miei compagni delle medie, che erano tipo dei test, dei trick, dei test di Turing per capire chi era l'infiltrato, che erano sempre gli stessi, erano quelli tipo, oh, hai le unghie sporche e devi fare così, perché se fai così, oppure un altro classicone tipo, oh, hai pestato una cosa e devi fare così, perché se fai così. Sì.